Ciao a tutti, oggi preparerò con voi una deliziosa pasta al forno con besciamella, pomodorini e tantissime altre cose. Una bontà, iniziamo! Per prima cosa mettiamo a bollire l'acqua, la saliamo e aspettiamo che arrivi a bollore. Nel frattempo tagliamo la scamorza a cubetti. Ho optato per una scamorza affumicata. Tagliata tutta la scamorza, ce la mettiamo da parte. Andiamo avanti tagliando a striscioline la pancetta. Ho arrotolato le fettine l'una dentro l'altra e adesso le vado a tagliuzzare. Tagliata la pancetta, faccio la stessa cosa col prosciutto cotto. Guardate, sono 3-4 fettine l'una dentro l'altra e le facciamo a striscioline. Tagliato tutto il prosciutto, ce lo mettiamo da parte mischiandolo un po' con la pancetta. L'acqua bolle, vado a mettere la pasta. La farò cuocere per il 70% del tempo di cottura previsto, cioè su 10 minuti di cottura il 70% sono 7 minuti. Il resto del tempo la pasta cuocerà in forno. In attesa della fine della cottura della pasta, ci andiamo a tagliare molto piccoli i pomodorini. Tagliati i pomodorini, li mettiamo da parte, portandoci anche un po' di sughetto. Ho scolato la pasta 3 minuti prima della fine della cottura, come già vi avevo anticipato. La metto in teglia, aggiungo i pomodorini, inizio a mescolare un po', aggiungo la pancetta, che adesso andrò a staccare un po', e il prosciutto cotto. Aggiungo adesso un filo di olio extravergine di oliva. Adesso metto la besciamella. Mescoliamo per bene. Aggiungo adesso la scamorza affumicata. Mescolo ancora. Ho già acceso il forno e lo sto preriscaldando in modalità statica a 200 gradi. Per finire aggiungo del parmigiano reggiano grattugiato e vado ad infornare a 180 gradi in forno statico per 30 minuti. A dopo. Ed eccoci qui. Dopo 30 minuti non avete idea del profumo che si sente. In piatto e assaggio con voi. Assaggio insieme a voi. Fatela assolutamente e fatemi sapere che cosa ne pensate. Con questi pomodorini fatta così non l'avevo mai assaggiata. Se la fate, fatemi sapere tramite commenti cosa ne pensate, mi raccomando. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!